c'era un amico, Vitali, sì. Posso farti intervenire un attimo? Quindi, sì. Vitali è testimone dei primi meeting che io facevo con il meetup di Beppe Grillo a San Giovanni, ti ricordi? Esattamente, ecco, esattamente. Venivano da tutta Italia, erano in tanti, però poi quando andavano fuori dal meeting dicevano Leo Zagami è un fascista, Vitali è un fascista, Principe Lollighetti è un fascista, cioè praticamente volevano da noi le conoscenze del sistema, volevano appropriarsi di queste nozioni che noi proponevamo e poi dopo se le facevano loro e a noi ci trattavano pubblicamente come delle sciacquette che, dandoci del fascista. Ecco, questo ti dà la dimostrazione di quello che è il movimento di Beppe Grillo. Sì, ma sì, però adesso il problema il problema è molto più vasto di quanto si possa affrontare in questa maniera. La realtà della storia umana è che le cose avvengono sempre così, l'importante è che qualcuno ne prenda atto. La storia umana è fatta di queste cose, i movimenti, nei momenti di grande crisi, tutti i movimenti hanno dei turbinanti che rientrano dentro di cui non si capisce mai esattamente che cosa ne esce fuori, come ai tempi di Kerensky. In Russia, ai tempi di Kerensky, era possibile tutto e il contrario di tutto. A un certo punto è uscito fuori un certo Lenin. La cosa è la stessa. Oggi noi viviamo in un momento particolare che i sociologi chiamano di stato nascente. Noi oggi viviamo in un momento di stato nascente. Da questo stato nascente si stanno enucleando delle forze politiche. Chi vincerà non lo sappiamo, ma la cosa importante è che noi stiamo dalla parte del popolo italiano, contro la grande finanza internazionale, apolide, quella che sono 200 anni che sta rompendo i coglioni all'intera umanità. Questa è la sostanza. E già che lo dico, comunico che proprio ieri noi abbiamo denunciato Mario Monti, vi do questo scoop. Esattamente, abbiamo denunciato Mario Monti, napolitano, in 51 pagine. Ieri è stata presentata la denuncia per alto tradimento e soprattutto in questa denuncia che noi porteremo anche all'AIA, questi emeriti signori sono stati denunciati anche per riduzione in schiavitù. Allora uno dice, ma come è possibile? Noi non siamo schiavi. No, c'è una definizione internazionale del concetto di riduzione in schiavitù e questi signori hanno fatto esattamente quello che c'è scritto in quella norma. Ecco perché li abbiamo denunciati. Questo per dire che cosa? Per dire due cose. Primo, che è possibile fare tante cose, ma agire e non perdere tempo in chiacchiere. Secondo, perché un movimento, avendo un minimo di occhiata alle norme di leggi presenti, sia nazionali che europee e internazionali, è possibile denunciare queste persone, evidenziare quanto queste persone siano assolutamente al di fuori della legge. Al di fuori della legge di ogni processo civile.